Ciao ragazzi, allora oggi parto con i miei bimbi, Chiara e Marco, andiamo al mare ad Albugna. Oggi facciamo questa colazione, la mia tradizionalissima colazione che faccio con i bimbi, a un autogrill di Roma Fiumicino, perché sono di Roma e stiamo per partire. Ecco, stanno scambiando i cornetti più buoni, quindi scusate qual è amore, per scusatemi, ecco. Scusiamo cornetto e te. Quindi adesso noi facciamo colazione con i miei bimbi e poi partiremo per mare. E ovviamente facciamo la ripresa del mio weekend, che sto oggi con i bambini e con la mia fidanzata Arca Sopramento. Ciao ragazzi, buon appetito, ciao ciao! Ecco ragazzi, adesso abbiamo finito di fare colazione e partiamo. Qui ci stanno i miei bimbi che sono pronti per partire, ok? Andiamo ragazzi, andiamo sì. Al camper, dai! Guarda sto scioglio, è stranissimo! Giro la telecamera, una piccola interruzione.
Ecco ragazzi, siamo qui montati sul camper, stiamo partendo e tra poco saremo a un paesino che si chiama Albinia, è un paesino di mare. Io ci sono stato per quasi 40 anni in questo posto, ci andavo da bambino con le roulotte dei miei genitori. E adesso i miei bimbi che stanno qui alla mia destra, spero che mi salutano, ma molte volte fanno dei dispetti a me. Mi sono, ecco qua, partiremo e ci vediamo. Adesso mi fermo a un distributore di benzina, ho appena finito di fare colazione, metto benzina e andiamo direttamente. La durata del viaggio è di circa, oddio, ma che si è spento, no, funziona qua, si è circa, ripeto, il viaggio è di circa un paio d'orette, vado molto piano, ovviamente perché non mi piace correre. Quindi ci vediamo fra poco e buon viaggio a tutti quanti. Ciao ragazzi, siamo arrivati. Tra poco siamo al campeggio che si chiama Delfini di Albinia. Adesso mia figlia fa la ripresa dell'ultimo pezzo di strada. È un'area di sosta molto nota, molti di voi lo conosceranno sicuramente. Adesso lascio che mia figlia fa la ripresa mentre sto guidando il camper. Mentre mia figlia fa le riprese della strada io mi racconto, è un'area di sosta molto grande, ci vanno moltissimo anche i tedeschi, francesi, con camper enormi, più grande del mio camper che è lungo 8 metri col portamoto. Infatti dietro c'è un altro camperone lungo. Ecco, siamo quasi arrivati, dovrei entrare qua un attimo, piano piano dovrei entrare, tra poco, vediamo di ricordarmi. Ecco, potrebbe essere questa, ecco l'entrata per entrare al campeggio. Siamo arrivati finalmente. Prima entrata a destra è questo camper, area di sosta. La bimba può fare delle riprese a destra e a sinistra. Wow, quanti camper! Però fare riprese anche a 380 gradi. Non lo so. 380? 380, abbiamo aumentato l'angolo. Adesso entriamo. Mi hanno detto che fanno la misurazione della febbre, quindi adesso dovrei mettere la mascherina quando scendo. Ecco il signore, guarda pure il signore che fa un certo problema. Rimane attiva. Rimango attiva a me. Ci vediamo fra un minuto. Mi informo e poi ci ritorniamo, ok? Ciao ragazzi. Eccomi qua. Mi sono appena parcheggiato il camper, i bimbi stanno fuori, stanno prendendo un po' di aria, è molto ariato, guarda, credo che sopra ci sono solo un cerbero, però aprendo tutte le finestre sto benissimo, c'è un bel venticello piacevole e oddio, ho toccato il tavolo e si muove già da solo la telecamera. Adesso sto preparando pasta fredda con mozzarelle, si vedono, e pomodorini, eccoli qua i pomodorini, mi ha portato adesso mia figlia, mi ha appena lavato e adesso io la faccio bollire l'acqua per la pasta. Dopo aver mangiato ci mettiamo il costume e ho promesso, ovviamente promesso perché ho detto che porto i bambini al mare a fare un bel bagno fresco, pure io farò un bel bagno fresco e farò un video di questo bellissimo campeggio. Lo conosco molto bene, sono stato 4-5 volte. È un campeggio che si chiama Delfini, siamo ad Albinia, provincia di Grosseto, siamo in Toscana. La Maremma Toscana io l'ho frequentata da 1975, pensate quanti anni sono, con un intervallo di circa 15 anni di non frequentazione perché non avevo più la roulotte dei miei genitori e poi ho ripreso la roulotte e passato al camper.
questo area di sosta è esclusivamente per camper, c'è una parte di cui ci stanno le roulotte, ma pochissime, massimo sono una quindicina su 300 posti per camper, figuriamoci. Questo camper l'ho scoperto casualmente mentre io passavo tutte le volte con la mia roulotte, vedevo questo delfini, perché prima i delfini era nato come stabilimento e hanno una spiaggia con ombrelloni e lettini riservato per chi va anche senza camper, senza roulotte, con la macchina, pagano il parcheggio e poi pagano lo stabilimento, ombrellone e tutto quanto. E con questo aspetto che voglio aumentare il volume, sì, è aumentato il volume, e per questo sto preparando, sto tagliando, si muove la telecamera, salamino, è troppo buono. Adesso devo tagliare i pomodori. Perché taglio i pomodori? Io taglio i pomodori perché voglio fare la pasta fredda. Come stavo dicendo, adesso preparo il pranzo. Oh madonna mia, mi tocca usare la crostello super tagliente per tagliare i pomodori. Ecco fatto, anche se si muove la telecamera, purtroppo io non posso fare altro che accontentarmi di questa telecamera che balla. Vediamo un po' se riesco a fare senza far ballare. Oh, ecco fatto. Sto tagliando i pomodori. Ovviamente andremo a fare tutto. L'unico difetto che ho è che mi sono scordato di fare il pieno del gavone, ma purtroppo per una notte non mi metto a riempire il gavone. Preferisco lavare i piatti, andare a riempire l'acqua per la pasta ai bagni che sono operativi. Vi faccio vedere anche un piccolo video anche dei bagni servizi, conosco molto bello. Sono belli perché sono colorati. Sono stati rinnovati 5 anni fa, ha rifatto tutto. Dai bagni alle docce alle tubature e completamente proprio anche le murature, ha rifatto tutto, chiamiamo le pareti, il tetto per i bagni. E questo è quello che io vi sto raccontando. Ovviamente adesso finisco di tagliare i pomodori e ci vediamo fra poco che farò un piccolo video del campeggio dei delfini Albigna, provincia di Grosseto, in Toscana. Eccomi qua. Nell'attesa che la pasta si cuoce, ovviamente devo ancora aspettare l'acqua che bolle, ovviamente tutto qua. Abbiamo scoperto che si sono fatti la casa delle api dentro la dove si tiene la tenda della fiamma. Per fortuna io ero armato di uno spray e veramente la casa delle api era abbastanza grande. E ve lo faccio vedere io fra poco, c'erano anche le uova. Ovviamente ho fatto in tempo a ammazzare quelle 20-30 api che c'erano, sparando anche a distanza, qualcuno mi ha avvicinato. Io l'ho fatto in tempo a fare il cecchino con lo spray e è caduto come una palla di piombo. Però purtroppo io devo trovare la soluzione perché è la seconda volta che a me tutte le volte nel rimessaggio mi fanno sempre la casa delle api. Perché io poi tutte le volte che io vengo a trovare qui vedo sempre sta ape che gira intorno al campo, io ho detto qualcosa che non va. Ovviamente non va e allora io mi sono detto cosa è successo. Arrivata al campeggio aprivo la tenda perché stavo sistemando e vi farò un video, scusate qui c'è un problema di luce, ecco, un video di cui si vede la casa dell'api. Ovviamente la tenda adesso l'ho sistemato a sistema americano con le assi e quindi ovviamente adesso il campo sta all'ombra, si sta bene. Ci sono i bimbi fuori, adesso c'è Marcolina che mi guardava, ha detto con chi sto parlando, ha detto sto facendo una ripresa. Ovviamente non sono ancora abituata che io faccio riprese da solo, spero che i bimbi prossimamente mi collaboreranno tenendo la gym e la telecamera per fare altre riprese. Adesso
faccio una piccola interruzione per far vedere. Ragazzi, ecco, volevo farvi vedere la casa delle api. Vediamo un po' se la telecamera mi fa il bravo ragazzo. Eccolo qua. Si vede la casa delle api. Guarda che casino che è successo. Oh. Eccolo qua. Adesso avvicino. Questa è la casa delle api. Si è creato qui dentro. Si stavano facendo le uova. E adesso io per fortuna ho ammazzato tutte. E adesso tra poco mi tocca col bastone staccare, in modo che così abbiamo finito la guerra con le api. E questo è il piccolo video che volevo farvi vedere. Adesso io allontano, magari con una vista a distanza si vede. Ecco, c'è una che sta avvicinando. Ragazzi, siamo a... attenzione, che datemi la... lo spray qui. Cazzo! No, Marco, sbrigati! Ragazzi! Eccolo qua. Ecco, è crollato, wow! L'abbiamo fatto. Era, guarda quanto rovinato. Tanta cura per Marco. Ecco, c'era l'altra che usciva. Mamma mia, ma che sta? Nasce come... Eccolo fatto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati, ho comprato la Nutella per i miei bimbi, si sono appena svegliati, povere facce disperate, e faccio questa bellissima colazione, poi dopo andiamo al mare a fare un bel bagnetto. I bimbi sono qui, spero di poter inquadrare i miei bimbi. Eccoli, salutino, ciao, eccoli qua, perfetto, adesso posso rimettere in posizione, così posso raccontare sempre cose. Wow, stanotte ha fatto freddino stanotte, vero bimbi? Sì. Come siete silenziosi con me? Come mai? Perché c'è la telecamera davanti? Marca, te hai una faccia di quelle delle sbarre di Bud Spencer o Terence Hill per svegliarti. Marco, mi va a prendere il piatto di carta comunque? Mi sono leccato il coltello per sbaglio. Comunque, stanotte ha fatto un po' freschino. Il mare è molto calmo perché sono andato mattina presto. Mi sono svegliato oggi alle 7.
sono andato al bagno e tutto quanto, sono andato a comprare i cornetti perché apriva il bar alle 8. Come siamo in tantissimi e molti stanotte sono andati via, ma molti stanno a fare la fila al bar. Portami tutto, porta pacchi, così possiamo. Bravo, così vi do subito un piatto per voi, attenta che può volare. E quindi, come stavo dicendo, molte volte mi perdo il filo del discorso, e così possiamo velocemente fare colazione. Vieni. Presto, nelle prossime puntate, farò un video dei miei bimbi che parlano dei manga, un anime, mi dicono così, ecco, sentito, e di questo è un argomento che lo dedichiamo a tutti i nostri figli camperisti appassionati di questi personaggi giapponesi che mettono a vinata sta così, ecco, mi pare pure applauso, va benissimo, così, uguale. Come dicevo, a fra poco, quando andremo verso il mare, spiaggia libera, farò delle riprese di come è fatto il campeggio. Molto grande, ben fatto, pulito, anche tutti i servizi, il bar e tutto. A fra poco. Thank you.
Ciao ragazzi, ecco, questo è il secondo giorno del nostro weekend. Cioè qui i miei bimbi che tanto si nascondono sempre perché c'è sole. Ovviamente no, perché scappate? State qui su, dai, venite qui vicino a me. Ok, 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 scappano sempre i bimbi. Come dicevi, questo è il secondo giorno nel mio canale. E quindi ovviamente il mare è molto calmo. Ho fatto anche delle riprese prima. Qui ci sono i bambini che stanno giocando, scusa dalla mano, eccolo qua. E qui ci sono i miei bambini che stanno tentando di... La femmina oggi non può andare l'acqua perché le cose finiscono. Ovviamente ragazzi, ci vediamo dopo. Io vado a fare un bel bagnetto, quindi non posso fare il bagno con la telecamera. E ci vediamo dopo. Però mia figlia adesso farà una piccola ripresa mentre mi faccio una tuffata, tanto per tenermi un piccolo ricordo di questo weekend a Delfino, Alpini e Mare Toscana. Io non posso. Vai Naruto Run! No, mi hai deluso. No, 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 Marco.
ragazzi, con questo pezzo io concludo il mio weekend con i miei bimbi, quindi siamo stati benissimo, il posto è stato bello, ci ritorno come sempre, ci ritornerò, quindi vi auguro buon viaggio a tutti e buona settimana lavorativa a chi deve lavorare. Un saluto a tutti, ciao ciao!